Buongiorno, buongiorno da me e anche da loro. Non voglio tediarvi per molto tempo. Voglio raccontarvi solo un episodio. Ieri ho incontrato una brava persona, vi garantisco che era una brava persona, anche se mi ha dato quella risposta, però era una brava persona. E così, giocando, scherzando, ho detto, vedi che noi abbiamo formato il partito meridionalista e quando sarà il momento ho bisogno del tuo aiuto. Come si dice, se vuoi essere aiutato, aiutami. E quindi gli ho fatto vedere il logo e con mia grande sorpresa questa signora ha detto no, per i mafiosi io non voterò. Come mai? Ha deciso di non votare per me? Soltanto perché nel logo c'è una triscele. Bene, signori, guardiamoci negli occhi. Questa triscele è il simbolo della Sicilia. A questa signora hanno detto che nella Sicilia sono mafiosi. Poverina. Neanche immagina quando c'è di falso in questa affermazione. Perché i più grandi mafiosi ce l'abbiamo proprio qui in Puglia. Quindi, se io mi candido, gli ho detto, allora io sono un mafioso. Tu mi conosci? Sono un ladro? Sono un mafioso? No. E allora perché? Perché corrono troppo dietro a Facebook, ai social, non sono più in grado di ragionare con la loro testa, si fanno riempire la testa dai giornali, dalle chiacchiere. Salvini ha fatto molto per l'Italia. Che cosa ha fatto? E dobbiamo ringraziare anche i 5 Stelle per quello che è successo. Se non fosse stato per loro, Salvini non fosse arrivato, non sarebbe arrivato dove è arrivato. Ah, questa è un'altra storia. Guardiamoci negli occhi. Cara signora, quando il tuo figlio partirà? Perché partirà? Qui non c'è lavoro. E non c'è lavoro non per colpa nostra, ma per colpa di qualcun altro. Tuo figlio partirà, quel giorno piangerai lacrime e tuo figlio ti guarderà in faccia e ti dirà: "E tu che cosa hai fatto per non farmi partire?" Tu cosa gli rispondi? Ho votato per Salvini che ci aiuta. Qual è il tuo aiuto? Adesso parte e non lo vedrai più, perché una volta che va altrove si farà una vita altrove. Tu non vedrai più tuo figlio. E questo accadrà non solo a tuo figlio, a tutti i nostri figli, tutti. Allora, aiutate ad aiutarci. Anche io ho questo sogno, più che un sogno, un incubo, di vedere mia figlia partire e non tornare più indietro. Però almeno sarò in grado di dire a mia figlia, almeno io ci ho provato a farti rimanere qua. Signori miei, il Partito Meridionalista non è il solito partito, lo so che siete ormai stanchi, sfiduciati, ogni giorno ne nasce uno. Noi stiamo lottando per voi sul serio e devo dire la verità, quello che è accaduto il 30 novembre a Marsala con i Fratelli Siciliani, io non me lo sarei mai aspettato. Non mi sarei mai aspettato di vedere l'ex regno di Napoli con il regno di Sicilia correre insieme. Questa è una grande vittoria. Abbiamo lottato tutti questi anni per ottenere questo e ero sicuro che non sarei riuscito a vederlo. Invece sono riuscito a vedere il primo passo della nostra rinascita. Diamoci da fare. Il Partito Meridionalista è per voi. È per noi, è per il Sud, per tutti quelli che sono emigrati. E se la Confederazione, riusciamo ad ottenere la nostra Confederazione di tipo elvetico, non sarà solo per il Sud, ma sarà anche per la vostra Italia. Ricordatevi che se la vostra Italia esiste, è grazie al nostro sangue,
Grazie al sangue del Sud, al sangue dei miei antenati, dei nostri antenati che hanno combattuto anche contro di voi. Anche se hanno detto che i nostri antenati erano briganti, erano delinquenti, erano puzzolenti. Ma ricordatevi che quando qui si giocava con gli specchi ustori e si batteva un impero qual era quello romano, al nord stavano ancora nelle palafitte. Quindi lasciate stare spadoni e cornuti leghisti, cornuti nel senso che indossano l'elmo cornuto, non voglio assolutamente essere un'offesa, anche se non fosse loro, per carità, cose familiari io non ci metto il dito. Ma a parte gli scherzi, lasciate perdere queste chiacchiere, il Sud è qui. Votare per uno del Nord, per la Lega. Per qualunque parte del nord, anche i 5 Stelle dicono che sono anche loro nordisti, sono loro, anche loro italioti. È come se un ebreo votasse per Hitler. Avete mai visto un ebreo votare per Hitler? Guardatemi negli occhi, guardiamoci negli occhi. Avete mai visto un ebreo votare per Hitler? No. Solo uno lo poteva fare, erano i capo. Erano ebrei che torturavano altri ebrei. Quindi voi appoggereste i vostri capò. Signori, pensate ai vostri figli, ai nostri figli. Buona giornata.